ci starebbe una sigla del tipo Up and Down, Down, Down. Eccoci col consueto appuntamento Wrap Up e TBR. Io andrei a cominciare subito perché tutti i buoni propositi che avevo il mese scorso li ho realizzati. Io sono molto contenta perché vuol dire che ho recuperato un bel ritmo di lettura. Posso a Natale poi comprare tanti libri. Lasciatemi un like di supporto per questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E andiamo a cominciare con la wrap up del mese di luglio. Se vi ricordate con lo scorso video che vi lascio qua sopra nell'info box, avevo deciso, dato che avevo ripreso bene il ritmo di lettura, di non limitarmi ai soliti 4-5 libri mensili, ma bensì 7. E come dicevo all'inizio, è stato un po' un alti e bassi, perché alcuni mi sono piaciuti non tanto, tantissimo, altri invece per niente. Il primo libro che ho letto nel mese di luglio è stato Solitudini di Paolo Crepé, un piccolo saggio che in realtà è anche una raccolta di racconti di 4 storie. Mi ha affascinato tantissimo, ha guadagnato 5 stelline su Goodreads, un saggio che va ad affrontare il tema della solitudine sotto 4 punti di vista diversi con 4 stili diversi. Angosciante, veramente angosciante. Io, se vi ricordate, non è che avevo paura di leggere questo tema, anzi sentivo di averne il bisogno. Mentre lo leggevo, ve lo giuro, un'angoscia, un'empatia nei confronti di questo saggio da renderlo veramente meraviglioso, il che sembra un paradosso, però in realtà non lo è assolutamente. Quando un libro nel bene o nel male ti prende così tanto, merita tutte le sue stelline. Secondo libro che sono andata a leggere a luglio, un altro libro che ho finito in giornata come il precedente, Briciole, storia di un'anoressia di Alessandra Araki. Avevo visto che il tema mi sarebbe interessato, dato che comunque il tema dei disturbi alimentari mi interessa tantissimo. Anche questo libro si è beccato 5 stelline perché, così come il precedente, mi ha creato un senso di angoscia assurdo, perché ti fa entrare davvero nella testa della protagonista, che per un motivo o per l'altro continua in questo circolo vizioso della bulimia, anoressia, binge eating. E credetemi, se avete vissuto dei disturbi alimentari sapete perfettamente di cosa si tratta nel momento in cui lo andate a leggere. È normale, assolutamente normale, provare un senso di angoscia a questa altezza. Ora arrivano le prime delusioni. Il terzo libro che sono andata a leggere, Jurassic World, storia del film di David Lehman, ovvero la trasposizione a mini romanzo, mini fotoromanzo, non so come definirlo, dell'omonimo film uscito nel 2016. Qualcuno mi aveva avvisato che non era una gran scelta, anche se l'ho pagato un euro all'usato, non sarebbe stata una gran scelta a livello di letture, però appunto l'ho finito in neanche una mattinata, forse fin troppo veloce. Il problema è che il film, comunque essendo molto affezionata alla saga di Jurassic Park, mi era piaciuto veramente tanto, nonostante molti lo ritengano decisamente trash rispetto alla trilogia originale e come dargli torto del resto. Questo libro supera addirittura il trash del film, perché non c'è il minimo studio verso i personaggi, non c'è nessun tipo di approfondimento, è semplicemente la sceneggiatura del film messa giù come un romanzo direi abbastanza scadente, una stellina neanche a dirlo. Si risolleva l'umore con il quarto libro che ho letto questo mese. Se avete visto il mio video haul sapete che questo libro l'ho acquistato per il compleanno e che non vedevo veramente l'ora di leggerlo perché era in wishlist da un'infinità di tempo. Dalla parte delle bambine di Elena Giannini Belotti, un saggio che va ad affrontare l'era moderna. Moderna, sì, cioè comunque è era moderna, ma le cose sono cambiate in maniera velocissima per quanto riguarda la storia del femminismo, dei ruoli di appartenenza e via dicendo. Questo libro è stato scritto nel 73 e per questo non gli ho dato 5 stelline, perché molti concetti comunque sono un po' retrogradi ancora. Fortunatamente su alcuni punti ci siamo evoluti. 4 stelline su Goodreads questo libro, che è appunto, come dicevo prima, un saggio sulla assegnazione di un ruolo maschile e femminile fino ancora prima della nascita, che segue la crescita di ogni individuo fino ad arrivare o a un conflitto con se stessi, e sappiamo bene di cosa stiamo parlando, oppure a un accontentarsi del proprio ruolo, cosa che per fortuna si sta cercando di combattere, ma in questo libro viene affrontato molto bene. E vi dirò, per quanto alcuni temi sembrino scontati, ci sono invece alcune parti che vi assicuro che vi sorprenderanno come hanno sorpreso me. Quindi un saggio molto consigliato, molto bello, che non vedevo l'ora di leggere. Adesso andrò a Natale, spero, a comprarmi il seguito, che è sempre di Elena Giannini Belotti, ancora dalla parte delle bambine. Quinto libro, Le pagine della nostra vita di Nicholas Sparks, classico intramontabile, nonché terzo libro di Nicholas Sparks che sto leggendo per il 5
per un autore, dedicato all'autore appunto, che uscirà il 21 settembre sul canale. Non mi ha particolarmente sorpreso, non mi ha particolarmente affascinato. La nota positiva che gli ha fatto guadagnare 4 stelline, perché comunque rimango sul fatto che Nicholas Sparks comincia a essere un po' scontato, però in ogni suo romanzo ci mette una puntina di curiosità, e in questo romanzo ciò che lo salva è il fatto che la storia d'amore dei due protagonisti viene analizzata sul finire anche quando entrambi sono anziani, con il decadimento dell'età, la malattia e via dicendo, ma vedi che comunque questi due individui si amano ancora come quando erano giovani, e questa è una cosa che mi ha fatto un sacco di tenerezza, anche perché se mi conoscete sapete che per me le storie con i vecchietti mi fanno sempre un sacco di tenerezza. Non uno dei libri migliori che abbia letto, soprattutto di Sparks, però carino. Seconda delusione del mese: Il club delle poche ma buone di Lori Notaro. Se vi ricordate, già all'epoca in cui lo acquistai, l'ho preso a braccio. A volte mi va di fortuna, come è successo con Zio Vampiro che ho recensito lo scorso mese. A volte invece succede questo, cioè che il libro in questione non mi piace per niente. Confidavo QB in questo librettino perché davo per scontato che fosse il classico romanzetto, un po' girl power, sì, te stesse, vedrai che riuscirai nella vita, insomma una cosa del genere, ma quello con cui mi sono scontrata è quel genere, per carità, nulla da dire, ma con uno stile che ricalca, non uguale, che ricalca lo stile di Bridget Jones, che tra l'altro già di per sé non mi è piaciuto, ma essendo un bestseller io non ci metto mano, lo ricalca male. La protagonista, che tra l'altro è l'autrice a quanto pare, perché sembra che sia autobiografico questa raccolta di racconti di vita quotidiana, perché manco è un romanzo, con un filo logico, ha un'autostima sotto i piedi, penso che nemmeno ce l'abbia l'autostima, però autostima nel fatto di essere consapevole di essere una sfigata totale, ma non sfigata tipo questa mi è andata storta ma domani mi succede qualcosa di bello, no, non le succede niente di bello mai, e il problema è che dovrebbe essere una cosa da prendere con ironia, con senso dell'humor, e invece non fai altro che provare pena per l'autrice e per il modo in cui ha scritto questa cosa. Vi giuro, io mi sono annoiata tantissimo a leggere questo libro. Una stellina regalatissima, proprio regalatissima, perché per me poteva anche non averne nessuna. Per coerenza l'ho finito, ma ero tentata di non finirlo. Comunque, non ce l'abbiate con me, è questione di gusti. Potrebbe piacervi, è una raccolta di racconti di vita quotidiana di una sfigata totale che è felice di esserlo. Ultimo libro letto nel mese di luglio, l'ho finito 4-5 giorni fa, e si tratta del quarto libro di Nicholas Sparks, Per il 5 per un autore, Ho cercato il tuo nome. Finalmente abbiamo trovato un romanzo di Nicholas Sparks che si becca 5 stelline. Ho iniziato la lettura molto appesantita, molto annoiata, forse la lettura precedente mi ha scoraggiato nei confronti dei libri e della lettura in generale. Sembrava all'inizio la classica storia alla Nicholas Sparks, e invece, proseguendo nella faccenda, prosegue in maniera talmente appassionata, talmente... cioè c'è un sacco di fattori, praticamente, che alla fine, vi giuro, sull'ultimo capitolo mi hanno fatto scendere la lacrimuccia. Ultimo capitolo effettivo. Nell'epilogo invece c'è stato un altro tipo sincope, perché io ero convinta che finisse in un modo. Ho detto, oh mio Dio, ma non è possibile che finisca in questa maniera. Chi l'ha letto probabilmente lo sa. Poi c'è stata una frase che, vi giuro, proprio fisicamente ho fatto... L'epilogo io l'ho letto trattenendo il fiato, proprio per tutta questa serie di motivi. 5 stelline se le becca a occhi chiusi. Passiamo ora velocemente alla TBR, appunto, del mese di agosto. Mese di agosto nel quale voglio azzardare, ma non più di tanto. Questo mese di agosto devo anche andare in vacanza con amici, quindi io non sono sicura di avere tutto questo gran tempo per leggere. Ho scelto tutti i libri bene o male brevini, bene o male che so essere scorrevoli. Vediamo cosa succede. Il primo libro che vi porto è Un grande ritorno. Dopo 4 anni io ricomincerò a leggere Stefano Benny. Questo è L'ultima lacrima, che ho acquistato un sacco di tempo fa all'usato. Benny per me è una garanzia, è quasi sempre una garanzia, perché io lo adoro. Vedo l'ora di riapprocciarmi a questo autore, e io lo so già che sicuramente se ricomincio ad approcciarmi a questo autore leggerò per la 100.000esima volta anche Margherita Dolce Vita, che è il mio libro preferito. Non ci avevo neanche fatto caso che erano 4 anni che non leggevo più niente di questo autore. Mi andate a rompere le palle? È arrivato il momento giusto, perché il secondo libro che andiamo a vedere, che andrò a leggere ad agosto, è Vittoria di Barbara
e Oreo. Acquistato con l'offerta due libri a 9,90€, quindi è assolutamente imperdibile per l'estate. Preso a braccio, però la storia mi sembrava carina e spero che non deluda le mie aspettative, che si becchi almeno 3 stelline per dire, cioè che sia almeno decente da leggere, perché gli acquisti a braccio non hanno più molto la mia fiducia. Se qualcuno l'ha letto mi faccia sapere nei commenti. Altro libro, non solo sul quale mi affido molto per l'autore, ma anche per i consigli che mi hanno dato, Rana e Tempesta, sempre di Stefano Benni. E qua non spendo altre parole, è sempre Stefano Benni, vale lo stesso discorso che per il primo che vi ho presentato. Finalmente, col mese di agosto, smaltirò l'ultimo libro della saga di Alfie, Il gatto che donava allegria, ovviamente di Rachel Wells. Quarto volume della saga di Alfie, e ce ne sarebbe un quinto, come vi avevo già detto qualche tempo fa. Sono in dubbio se acquistarlo o meno, perché questa saga la leggo e più mi sta scendendo. Ho il quarto in casa, che fai, te ne privi. Magari con questo quarto libro si risolleva all'ennesima potenza. Finalmente leggerò anche Le assaggiatrici di Rosella Postorino, in wishlist da tantissimo tempo. So che è un argomento che mi interessa, di un argomento che mi interessa, so che è una storia abbastanza avvincente che ti fa riflettere molto, quindi secondo me è una garanzia per questo mese di agosto. Infine concludiamo la lettura per il 5 per un autore di Nicola Sparks con La risposta nelle stelle, di cui non so assolutamente nulla, come per gli altri romanzi di Sparks, però vedremo se mi piacerà o meno o se sarà scontato. Adesso dovrei prendere i libri, però ho il gatto in braccio e quindi non lo farò. Spero che questa TBR vi interessi, vi piaccia. Se volete fare dei commenti su questi libri, magari li avete già letti oppure siete incuriositi, volete sapere dove li ho acquistati, avete dei consigli, scrivetemi tutto qua sotto nei commenti, vi leggerò con moltissimo piacere. Qua sopra trovate tutti i social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like, e se pensate che questi libri possano interessare qualcuno che conoscete, condividetelo su tutti i vari social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video con Danza con Jo, lunedì 3 agosto. Invece il prossimo appuntamento con Wrap Up e TBR sarà ovviamente il 1° di settembre. Un bacione, buona lettura a tutti, buone vacanze e ci vediamo alla prossima.